Se ci sarà un elemento distintivo di questa edizione del Natale più di Fano, sarà sicuramente, a detta degli organizzatori, l'impianto delle luminarie. Dopo aver progettato e realizzato l'albero di Natale più discusso della storia della città, l'accoppiata artistico-tecnica Paolo Del Signore e Stefano Seri, nella speranza che diano vita al Natale più illuminato della storia di Fano. L'artista e l'architetto, su mandato della Proloco, ha realizzato un più ampio coinvolgimento della città, toccando e realizzando diverse atmosfere e realizzazioni in molti punti del centro storico. La magia della prima accensione avverrà, come da tradizione, il giorno 3 dicembre, data individuata strategicamente per evitare inutili e dannose sovrapposizioni con altre manifestazioni, ed il tutto partirà con gli effetti speciali della Ultrasound, un nome, una garanzia, proprio dall'albero di Natale in piazza 20 settembre. Più di 100 eventi nell'arco di pochi giorni, quindi una vivacità che verrà espressa, un centro storico che verrà coinvolto nei tanti suoi aspetti, nei tanti suoi luoghi, con caratteristiche, con iniziative particolari dedicate a questi angoli della città. Quindi veramente qualcosa di straordinario e di importante, perché Fano è una bella città, è una città viva, è una città che merita, quindi abbiamo pensato veramente un Natale più che sarà molto attrattivo e che porterà molta gente a Fano. Anche se non dispiacerebbe vedere già un po' di clima natalizio scaldare l'atmosfera cittadina, aspetteremo di buon grado il nostro turno, fiduciosi del risultato. Del resto, si dice che gli ultimi saranno i primi, ed allora confidiamo nel Natale più coinvolgente di sempre. Abbiamo creato una sorta di villaggio natalizio con una passeggiata veramente dinamica. Da qui una serie di eventi, circa 100 in tutto il periodo natalizio, per rendere veramente questo Natale bello per tutti quelli che vengono nella città. Punti caratteristici ce ne saranno, come sappiamo che lo sono il presepe di San Marco e altri eventi che avvengono sia all'interno del teatro che eventi di tipo culturale, e un fantastico momento di apertura del Natale a cui dove invitiamo tutti, che sarà il 3 di dicembre, dove ci sarà lo spettacolo Unico Incanto, si chiama, quindi sarà veramente uno spettacolo incantato, magico, per aprire le porte a questo Natale 2017-2018.